Hello, io sono Velia. Io Federica. E insieme siamo le K4U. Se siete nuovi, benvenuti. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Noi oggi siamo tornate qui per parlare di qualcosa di molto succoso. Allora, in questi giorni si parla praticamente solo di una cosa: Sanremo. La kermesse. La kermesse, lei voleva dirlo. Ragazzi, io dovevo dirlo. Ho detto io, se parliamo di Sanremo, devo dire kermesse, se no non parlo di Sanremo. E l'hai detto. Io ho detto kermesse. Questa edizione di Sanremo finisce domani, quindi molto presto sapremo chi vincerà Sanremo 2019. Ma noi abbiamo parlato un po' con voi su Instagram, vi abbiamo chiesto cosa ne pensate e abbiamo anche fatto un po' di sondaggi. Questo perché? Perché volevamo sapere chi vince Sanremo 2019 secondo il popolo. Esatto. O almeno secondo il popolo che ci segue su Instagram. Il nostro popolo. La nostra armata. Quindi abbiamo chiesto quali sono le vostre canzoni preferite o i vostri artisti preferiti di Sanremo quest'anno. Voi ce ne avete detti un po', noi abbiamo scelto quelli più votati, quindi quelli che ci avete detto di più, e sono 8 questi più votati. Ragazzi, un torneo vero e proprio. Esatto, e tra questi 8 appunto abbiamo fatto un torneo e il vincitore è soltanto uno. Diteci secondo voi chi è il vincitore qui sotto nei commenti, prima di vedere chi è il vincitore. Non giocate sporco. Allora, adesso vi diciamo le 4 coppie che abbiamo messo appunto uno contro l'altro per poi decretare il vincitore. Diteci anche voi qui sotto in tempo reale, stoppate il video e andate a scrivere un commento, chi preferite tra queste coppie, quindi chi vince secondo voi i vari sondaggi. Allora, il primo è Irama contro Cristicchi e ha vinto Irama con l'82%. Ce l'aspettavamo, dai, sì, dal popolo di Instagram. Sì. La seconda coppia è Ultimo contro Enrico Nigiotti. Questo mi ha un po' sconvolto, perché, allora, ci aspettavamo un po' che vincesse Ultimo. Sì. Però non così tanto contro Nigiotti. Sì, Nigiotti alla fine, da quello che ho capito, piace molto. Sì, e poi comunque devo ammettere, la sua canzone non è male. Poi a me lui non dispiace, perché comunque canta con passione. Eppure ha vinto Ultimo con l'88%, quindi un gran vantaggio. L'altra squadra è Arisa contro Mahmood. Io personalmente, se avessi dovuto scegliere da questi due, non avrei saputo cosa scegliere. Esatto, questa per me è la coppia più difficile. Sì, assolutamente, perché io venero Arisa e invece tantissimo Mahmood. Fatto sta che ha vinto Arisa con il 60% contro Mahmood il 40%. Comunque diciamo che non è male, visto che Mahmood comunque praticamente, anche se sta tra i big, emergente diciamo rispetto ad Arisa. Mm-hmm. Quindi se l'è battuta Mahmood. Sì, io devo dire che le loro due canzoni sono probabilmente le mie due preferite. Sì, vabbè, per me Arisa è praticamente la sì, più brava sì, in Italia. La canzone di Mahmood la trovo un'innovazione. Fissima. Per Sanremo, cioè, secondo me è proprio la canzone innovativa di Sanremo. Mm-hmm. Mi piace tantissimo, mi è piaciuto tantissimo e lui lo amo. Poi c'è Shade e Federica Carta contro Il Volo. Qua sono rimasta, non dico sconvolta, perché un pochino me lo potevo aspettare. Però ragazzi, Il Volo ha perso con soltanto il 24% di voti. Sì. Ok, Il Volo è molto famoso tipo all'estero. Se avessi avuto più follower stranieri avrebbe sicuramente vinto Il Volo. Esatto. Perché Il Volo, diciamo che bene o male, è più famoso fuori dall'Italia, sì, che in Italia stessa, perché comunque diciamocelo, cioè in Italia è difficile che ascoltiamo la musica lirica, insomma. Invece Shade e Federica Carta, giustamente, anche stando sul web, questa sono cosa molto legati al web loro. Sono molto legati al web, nel senso che comunque sono cresciuti sul web, diciamo, anche se Federica Carta ha fatto Amici, diciamo che tutte le canzoni nuove che hanno fatto insieme sono esplose sul web inizialmente e poi hanno preso tutto il resto, quindi ce lo aspettavamo un po' questa vittoria. E quindi ci rimangono Irama, Shade, Federica Carta, Arisa e Ultimo. Ovviamente hanno vinto Irama e Ultimo. E poi l'ultimo round, che è stato, pensavo più dibattuto di così. Sì. Pensavo fosse più ardua la scelta tipo tra di voi. 51 e te quel 49. Sì, 49. Invece ha vinto di brutto, si può dire, Ultimo con il 68%. Posso dire che pensavo vincesse Irama? Allora, io posso dire che personalmente mi piace Ultimo, perché comunque mi ricorda un po' Fabrizio Moro e qua ci siamo, ok? Però devo anche ammettere che Irama non mi dispiace per niente. E se devo considerare la canzone di Sanremo, mi piace molto di più quella di Irama rispetto a quella di Ultimo. Quindi niente, Sanremo l'ha vinto Ultimo. Questa è una cosa in anteprima. Sanremo sarà vinto da Ultimo. Poi se non è così, ragazzi, non date la colpa a noi, date la colpa a Instagram. Boh, non lo so, anche se danno per favorito Francesco Renga. Vi abbiamo chiesto anche di dirci cosa ne pensate di Sanremo, perché ovviamente, ok, il vincitore, ma
quali sono le impressioni. Esatto. Molti commenti, ma tantissimi commenti sono stati sulla conduzione, perché è il secondo anno di Baglioni e questo l'abbiamo capito tutti. In questo video non faremo la battuta di Baglioni. No, perché facciamo ormai... come Baglioni. Basta. E molti commenti sono appunto su Baglioni, perché si dice che sia il festival di Baglioni più che di Sanremo. Un po' è vero, cioè lui trova tutte le scuse possibili e immaginabili per fare una canzone. Aspetta, ti trovo un po' di commenti. Baglioni canta troppo, ogni due canzoni di Sanremo in omaggio una canzone di Baglioni, basta. Trovo un po' smorti i conduttori, l'anno scorso c'era più brio, però sempre bravi. Io e Amedeo ieri migliori hanno portato San Severo, la mia città, su quel palco. Io e Amedeo mi sono piaciuti? Sì. Mi sono piaciuti un sacco, secondo me è un po' troppo lungo. Ecco, questo c'è. Sì, ma Sanremo è un po' troppo lungo. Sì, io questo non capisco, cioè... Questa cosa di Sanremo mi ha un po' destabilizzato. Le scene sono un po' troppo tirate per le lunghe. Cioè dopo un po' la cosa non fa più ridere. Tipo Baglioni canta troppo e alcune scenette tra un'esibizione e l'altra sono ridicole. Sì, perché diventano ridicole nel momento in cui diventano troppo lunghe. Cioè avete anche detto che il momento Bisio e Michelle Hunziker è stato il migliore. Sono d'accordo. E sono un po' d'accordo, perché loro due insieme funzionano tantissimo, secondo me. Secondo me Michelle Hunziker è una bravissima conduttrice. È veramente molto molto brava. E Bisio a me piace tantissimo. Però forse non, non in questo contesto. Momento, esatto, non in questo contesto, ma Bisio come Bisio, Claudio Bisio, io lo adoro, cioè è tipo uno dei miei preferiti in assoluto in Italia. Tutti praticamente dicono che non piace la conduzione, che Baglioni è un po' too much, che i conduttori sono spenti, è proprio la critica numero uno. Alcuni dicono che Achille Lauro a Sanremo, io non ho parole, tipo non doveva andarci, però è sempre su quella scia lì, no? Vogliamo l'innovazione. Boh, ora. Comunque rappresenta la scena italiana. Sì, però cioè, diciamo che la canzone che ha portato non è top, cioè non è tra le più flop secondo me. No, ci stanno più flop. Ci sta, cioè Achille Lauro ci piace alla fine. Però insomma, Rolls Royce. Però ti è rimasta in testa, cioè sei stata capace. Vabbè, dice quello, dice. Ah, tra l'altro voglio dirvi che l'altra sera ho sviluppato un amico crush su Briga. È che mi piacciono i nei, ragazzi, quindi il nero sotto l'occhio, niente, ha colpito la mia attenzione e ormai mi piace Briga. Scriveteci nei commenti chi pensate vinca seriamente questa edizione di Sanremo. E non vale, scriverlo sabato sera dopo aver finito di vedere Sanremo. E fateci sapere anche cosa ne avete pensato, cosa ne pensate di Sanremo. Allora adesso parliamo di altre cose succose. Sono dei gossip che ci avete mandato voi come DM su Instagram, quindi parlate di questo, parlate di quell'altro. La cosa che ci avete detto di più è Belen e Stefano De Martino si sono rimessi insieme. A me piange il cuore. Ecco, guarda, mi si è spezzata la voce quando l'ho detto. A me piange il cuore, mi piange il cuore, Stefano. Allora, perché un po' li amo insieme. Io comunque so che hanno Santiago. Ho capito, li amerò anche insieme, ma io amo più lui da solo. Scusami. Lo so, hanno spottati all'aeroporto mano nella mano, mano nella mano, aspettare le valigie. E in più Alfonso Signorini ha postato un video di loro che si baciano. Però carini. Quindi a quanto pare carini, però. Cioè l'amore ha vinto con questa coppia. Oh, vediamo quanto durano. Si sono tolti il tatuaggio che avevano insieme. Fateci sapere sotto nei commenti, perché io non lo so. Perché sennò sai che bello smacco, mo se lo rifanno sopra. Siamo contenti, ma comunque il cuore ci si è rotto, perché dopo Nick Jonas e dopo Joe Jonas che palle. E mo pure Stefano De Martino, mi è rimasto innamorato a me di Briga, raga, ve l'ho detto. Briga sarà fidanzato? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Io non lo so cosa devo fare di più adesso. Boh, Nick Jonas, come ho detto 5 secondi fa, pure lui off limits, sposato con colei che fa quantico. Allora rimaniamo in termini di anelli, eh? È uscita, vabbè, 2 settimane fa praticamente, Seven Rings di Ariana Grande, e oggi esce il nuovo album. E questo album si parla, a quanto dice, di un sacco di cose delle sue relazioni, e lei dice che questo album non renderà molte persone felici. Ha fatto uscire questa Seven Rings, quindi che ha appena uscita questa canzone, molti fan hanno cominciato a scrivere: ma mi ricorda un po' la canzone di Soulja Boy, mi ricorda un po' la canzone di Soulja Boy, eccetera eccetera. Abbiamo sentito la canzone di Soulja Boy ed effettivamente un po' la ricorda. This right here is my pretty boy sway. Ma ancora di più ricorda la canzone di Princess Nokia che si chiama Mine. Che è uguale. È letteralmente la stessa canzone. E il fatto è che parlano entrambe di capelli delle persone di colore, quindi anche il tema è un po' simile. Poi vabbè, che la canzone di Ariana Grande sia un po' un wow, sono ricca, posso comprare quello che voglio, è un altro conto, perché ovviamente dice solo quello nella canzone. Sì, però si vocifera questo plagio. Poi altre persone hanno attaccato Ariana per un'altra cosa, che è appropriazione culturale. Dicono che lei si sia appropriata della cultura giapponese, perché il suo merch, un po' tutto in questi giorni, insomma,
è scritto in giapponese e lei si è fatta anche un tatuaggio scritto in giapponese che dovrebbe dire Seven Rings, avrebbe dovuto sette anelli, dovrebbe dovuto dire sette anelli in giapponese. Fatto sta che lei ha fatto questo tatuaggio proprio sul palmo della mano, praticamente ha messo una foto su Instagram e praticamente, ragazzi, il tatuaggio voleva dire piccolo barbecue in giapponese, non voleva dire sette anelli, quindi di nuovo una valanga di insulti contro Ariana. Il fatto è che lei poi è andata a farsi sistemare questo tatuaggio, ha fatto un altro post dicendo ho chiamato il tutor, siamo andate a far sistemare il tatuaggio, però piccolo barbecue mi manchi, quasi quasi mi piacevi, una roba del genere, sì. No? Raga, ha sbagliato di nuovo, adesso vuol dire tipo piccole dita di barbecue. Non lo so, vabbè, comunque ragazzi, alcuni dicono che sia fatto per marketing, cioè tipo che abbia sbagliato apposta per far parlare di sé, boh, non lo so, voi che ne pensate? Io trovo molto divertente la cosa che abbia sbagliato il tatuaggio due volte. Tra l'altro c'è anche tutta la discussione adesso perché con la canzone Thank You Next ha detto un sacco di cose un po' strane Ariana Grande sui suoi ex, tra cui Pete Davidson, che adesso è diventato famosissimo, ragazzi, cioè non sì, prima... si parla solo di lui, non conosceva nessuno. Non so manco chi fosse prima. Sì, io ero rimasta al fatto che si dovevano sposare, invece a quanto pare non si sposano più, si sono lasciati. Che è successo? Che praticamente Ariana Grande in Thank You Next dice che Pete Davidson ha un pretty huge coso. Esatto. Che il suo coso è molto grande, quindi adesso lui sta frequentando un'altra tipa e anche lei su Twitter dice sì, ce l'ha grande, ma che ne so, è trash sta situazione, ma che ne so, troppo trash, oh, raga, quanto troppo pare trash. Ce l'avrà grande, complimenti, cioè auguri. Ed è stato visto con una donna adulta, diciamo, e una persona famosa in America, che noi non sappiamo chi sia perché non guardiamo reality americani, perché non ci arrivano, ha risposto a un tweet di una ragazza che ha chiesto come fa Pete Davidson a piacere a tutte, anche a donne adulte, e lei dice perché è comunque una persona molto carina, simpatica, sensibile, eccetera, e a quanto pare il suo pretty big coso non fa poi così male. Ragazzi, io la trovo veramente trash così. È super trash. Cioè, è proprio trash. Perché lui dice che gli ha creato problemi. Perché la gente dice, mo, è troppo grande e non ci vogliono venire con me perché pensano che gli faccio male. Hanno chiesto ad Ariana, perché lei ha messo la tracklist del nuovo album, hanno chiesto il significato di alcune canzoni, no? E ce n'è una che si chiama Ghosting, mi pare. Sì. E hanno chiesto cosa vuol dire, bla bla bla. E lei ha risposto, parla di quando stai con una persona ma sei ancora innamorata della persona con cui stavi prima, praticamente. Cioè sei innamorato di un'altra persona. Dice proprio di un'altra persona. Di un'altra persona. Quindi ora si stanno facendo le varie teorie, che sia stata innamorata di Mac Miller quando stava con Pete Davidson, o che sia stata innamorata di Pete Davidson mentre stava con Mac Miller, perché in realtà lei ha conosciuto Pete Davidson prima di lasciarsi con Mac Miller. Boh, casino. Vabbè, comunque scopriremo tutto oggi, questa sera, quando uscirà l'album, insomma, e ne parleremo poi, ci aggiorneremo. Se l'avete già ascoltato, fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Cosa ne pensate del tatuaggio? Cosa ne pensate di questa storia di Pete Davidson, che veramente, ragazzi, cioè, sfiora il trash in un modo, anzi non lo sfiora, lo supera proprio il trash. Arriveremo con sicuramente più novità, perché questo album di Ariana Grande è un po' come quello di Taylor Swift, pieno di juiciness, quindi sicuramente ci sarà qualcosa di cui parlare e ci vediamo nelle prossime puntate. Allora, adesso manca uno dei king dei gossip, che è Justin Bieber. Eccolo, Giustino. Allora, Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono sposati. E qua ci siamo. Ci siamo. Abbiamo capito questo. L'abbiamo capito. Però non ancora ufficiale, cioè nel senso solo in comune. In comune. Non hanno ancora fatto la cerimonia. Che è successo però? Che è un mese che non si vedono insieme, che non fanno delle uscite pubbliche. E questa cosa ha fatto un po' venire dubbi alle persone, perché loro prima qualsiasi occasione era buona per farsi vedere in pubblico, baciarsi sulle panchine. Che è successo? Le che panchine. Una fonte anonima ha rivelato che Justin Bieber si sia visto segretamente con Selena Gomez, sua ex fidanzata, e che le abbia rivelato che in realtà ha dei dubbi sul matrimonio, che ci sta un po' ripensando, ho fatto un errore. No, tipo ho corso troppo, non so più in cosa mi sono cacciato. Lui adesso è partito, è andato non si sa dove, ad avere consigli tipo dal suo pastore per capire un po' la situazione, però il matrimonio è appena iniziato. Sì. E anche Hailey in un'intervista, proprio uscita l'intervista di Vogue, di loro due insieme, tutti sapevano che
che sta facendo questa intervista, perché hanno fatto le foto, comunque il backstage c'era, questa intervista di Vogue proprio di loro due come coppia, ok? Tra l'altro Justin Bieber è anche di nuovo con i capelli tagliati, grazie cielo. Sì, grazie a Dio. In questa intervista dicono che è veramente difficile, che questi primi mesi sono difficilissimi, che stanno cercando di lavorare e fare del loro meglio per far funzionare questo matrimonio. Parlano anche un po' del background di Justin, del fatto che si drogasse tantissimo e che adesso non si droga più, che quindi Hailey è molto contenta. Però comunque il matrimonio è veramente difficile per entrambi, e fino a quando non riusciranno veramente a lavorarci sopra e a diventare forti come coppia, non faranno il matrimonio grande, la cerimonia. Fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate della coppia Hailey e Justin, e noi vi leggeremo come al solito. Una cosa in più che vi dobbiamo dire, che è molto importante, è che voi ci chiedete sempre di mostrarvi come realizziamo i make-up che indossiamo nei video, e noi abbiamo pensato ad una cosa geniale. Su Instagram TV trovate i nostri video separati, quindi sul mio Instagram e sull'Instagram di Velia, non sul profilo insieme, trovate video dove vi mostriamo come facciamo questi make-up. Esatto. Quindi ci siamo preparate con voi prima di fare il video, così vi domandate come abbiamo fatto, andate a vederlo, ce l'avete su Instagram. Vi lasciamo i link sotto nell'info box, andate a farci sapere cosa ne pensate, se questa idea vi piace, se lo vorreste con tutti i video, insomma. Detto ciò, non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensate di tutti questi gossip, se vi eravamo mancati gossip, se volete altri gossip, e se ci siamo persi qualche gossip, scrivetecelo sotto nei commenti. Gossip. E niente, noi vi lasciamo i nostri social qui in sovraimpressione, perché è sempre giusto seguirci, come è giustissimo iscriversi a questo canale ed attivare anche la campanella, perché così almeno vi arrivano le notifiche e siete sempre più sul pezzo, perché se questo video è fatto per stare sul pezzo, se voi non state sul pezzo con i nostri video, non siete già sul pezzo all'inizio, capito? Se questo video vi è piaciuto lasciate un grandissimo pollice in su, noi vi diamo un bacino e ci vediamo al prossimo video. Vi aspettiamo su Instagram TV. Hello. Ciao.